Sicuramente la cultura, ma anche aver fatto iniziative, essersi dedicati nella propria vita, nel proprio lavoro, a fare qualcosa di buono per la città di Napoli. Infatti non a caso premiamo anche un francese che ha lavorato come Jean Digne, che è stato direttore dell'Istituto francese a Napoli e che ha fatto tanto bene il suo lavoro, è ancora un bellissimo ricordo della nostra città. E quindi l'intento del premio è proprio questo, quello di premiare coloro che si adoperano per il bene di Napoli in tutti gli aspetti, chiaramente privilegiando i beni culturali. È una responsabilità che porto volentieri addosso, perché Napoli è una città straordinaria che mi ha accolto a braccia aperte e io ho sentito subito l'esigenza di ricambiare tutto quanto, e quindi il mio impegno è quotidiano per il rilancio del museo archeologico, ma in particolare per dare manforza alla città e anche all'occupazione giovanile nei beni culturali.